fuori. Incomincio stendendo una base della Essence, questa qui è la You Rock, che ha un leggero sottotono dorato. Sul viso non ho niente a parte un po' di crema idratante e ho già messo i primer sul viso, quello di Sephora. Sono tutti a lavare. Un pennello piatto, più o meno. E prendiamo il pigmento della Kiko, sempre che io riesca ad... Ah sì, il pigmento della Kiko, ci ho tolto le protezioni, so che non me lo ricordavo, ovviamente. Questo qui lo usiamo come base su tutto l'occhio, è un color carne, non lo bagniamo. E lo uso, ci avviciniamo un po', vediamo un po' come rende la videocamera con la luce sparata. Ok. Questo colore su di me non si vede perché è proprio il mio color carne. L'unica cosa che si nota è qualche sbelluccico che però non saprei dirvi se è, forse è addirittura del primer di Essence. E prendo questo qua che è Jardinieres di MAC, che è un po' sbrilluccicoso, però è sempre un color carne, insomma. E lo prelevo con la punta del pennello, lo premo un pochino nel tappino e andiamo direi che non si vede proprio. Allora lo mettiamo all'interno, nell'angolo interno. Lo illuminiamo un pochino con un po' di nebbia fissante. E lo mettiamo nell'angolo interno dell'occhio. Andrei ad applicare Tan, che è più sbrilluccicoso ancora ed è un tono più scuro. E lo applichiamo subito a fianco a questo. Prendere Goldilocks, cambiamo pennello, prendo un pennello piatto un po' più grande, questo qui è di Elf. Questo è bello potente e però mi sembra, e lo mettiamo sopra Tan al centro dell'occhio. Illuminiamo un goccino il pennello perché mi pare che sia un po' troppo volatile. Riproviamo. E ora apriamo Old Gold perché voglio troppo usarlo e quindi ci mettiamo Old Gold. Old Gold ha dei riflessi verdi favolosi. Sempre stesso pennello. E andiamo un po' più su, sempre al centro ma un po' più in alto. Col pennello asciutto. Da questi riflessi verdastri, molto particolare. Prendiamo un pennello sfumino, questo qui è sempre di Elf. Ci sporco appena appena la punta, stempero un po' il pennello nel tappo, stempero ancora un po' il pennello nel tappo. E appoggio solamente il pennello perché non voglio rovinare quanto fatto finora.
È un nero, sembra. Ora tiro un pochino in fuori, cioè sfumo verso l'esterno. Chiudiamo questo pigmento che si chiama Bloodline. Vado a prendere finalmente il mio Rush Metal, che è questo copper qua strepitoso. Prendo il pennellino piatto che ho usato all'inizio, quello piccino piccino, lo inumidisco per bene. E vado Old Gold e con questo vado a sfumare un pochino i contorni tra l'oro e il bronzo per evitare uno stacco troppo netto. Non lo faccio con l'altro perché l'altro è caldo. Prendo un ombretto marrone, Rich Life per esempio, ma potrebbe essere. Ah, usiamo questo, dai, il Dazzle Dust della Barry M. E vado a semplicemente a marcare un pochino l'arcata. Aspettate che ho preso troppo prodotto. Buttando tutto fuori praticamente, perché questo lavoro qua è assolutamente inutile. Va bene, proviamo. Ora riprendo il pigmento di Kiko e vado a sfumare con questo. Altro pennello. Nero, io metto l'eyeliner della Aiko. Mettere una matita rosata, per esempio questa qui è quella di Essence, ha due facce rosa e grigia. Questo alleggerisce molto il trucco e apre lo sguardo. Metto il fondotinta di Dior, oh, ce la posso fare, ora ve lo dico come si chiama, nude, era difficile. Il mascara lo mettiamo dopo la ciglia. Allora, fondotinta, pennello da fondotinta, questo pennello è larghissimo. Il contouring io utilizzo la maschera, questo qui è una cream foundation, è il numero CF320. Prendo un pennello prendo un pennello. Correttore, uso il correttore di Dior, Dior Skin Nude, anche questo è il numero 001, lo applico con un pennello sintetico, lo metto sul dorso. La prima
cipria è per opacizzare ed è la Dior Crystal Nude, Dior Skin Crystal Nude, con packaging questo, che ci rimangono le belle ditate sopra. La cipria è questa qua, trasparente. Ora io la metto con un pennello a due fibre, per cui questo qui è un pennello di Sephora e vado a passarla. Poi applico la cipria di Chanel, la poudre universelle libre. Di Lancôme l'Hypnose Waterproof. Che devo essere sincera, ancora non ho capito se mi piace o lo odio.